Max, fine del secondo allenamento congiunto con San Giustino, finalmente dopo tanto lavoro individuale avete iniziato un pochino a giocare, intanto che sta già una bella notizia. Sì, perché è l'unico modo per fare un po' di 6 contro 6, un po' di gioco per ricreare poi quelle situazioni vere, no? Quello che succede veramente in campo, perché insomma adesso siamo in 8, si fa quel che si può, ci arrangiamo, stiamo lavorando più fisicamente forse che tecnicamente, ma è normale, e quindi questi allenamenti ci servono per provare delle cose. Poi non è semplicissimo, perché c'è Natti che ci sta dando una mano, poi cambieranno i palleggiatori, quindi è in questo momento un po' particolare, però ci serve perché possiamo comunque lavorare sul muro, sulla difesa, che insomma sono fondamentali, sui quali puntiamo tanto. Sì, dicevo anche con Andrea, oltre che a livello tecnico, anche a livello mentale, no? Di tanto giocare con un avversario. No, chiaro, c'è il punteggio di mezzo, comunque anche se sono degli allenamenti, non sono neanche delle amichevoli, sono degli allenamenti congiunti, comunque hai quello stimolo in più, e quindi fa bene, ci serve perché puoi allenarti tecnicamente, no? Fare il 2 contro 2 quanto meno, poi dopo ci deve essere il 6 contro 6, quello che serve. Senti, alcune cose buone si sono viste, ovviamente tantissimo lavoro da fare, come ha detto te abbiamo Natale Monopoli che ci dà una mano, ma che non è il nostro palleggiatore, quindi però qualche cosa, un primo sprazzo di Sirsi ha visto. Sì, perché comunque possiamo provare dei movimenti in copertura, il muro a 3, comunque l'idea di giocare un po' più veloce, di rischiare qualche pipe in più, quindi qualcosina, quello che abbiamo provato in questi giorni poi abbiamo provato a riportarlo in campo, quindi sì, qualcosina inizia a vedersi. È chiaro, c'è tanto a lavorare, che poi siamo calati verso la fine perché insomma stiamo caricando tanto, quindi questo l'avevamo già messo in preventivo. Bene, grazie Max.